assolutamente d'accordo con le considerazioni che faceva prima il collega Gianni Zanolin, ed è giusto che abbiamo consapevolezza che nel momento in cui assumiamo, approviamo, sosteniamo un gesto simbolico, quel gesto simbolico non si fermi semplicemente ad una dichiarazione di intenti o di buona volontà. I gesti simbolici hanno un senso e una forza se ad essi seguono poi azioni concrete e volontà concrete di andare in questa direzione. Ora, certamente noi non abbiamo poteri legislativi in questo senso, ma fare sentire la vostra voce e soprattutto nel governo della nostra comunità orientare e orientarci verso una politica di maggiore integrazione, di sviluppo e di sostegno di tutte le iniziative che possano favorire la crescita civile e serena di una comunità. Io credo che questo lo possiamo fare e si debba fare. D'altra parte, parliamo in una città in cui questa esperienza, anche negli anni passati, anche grazie proprio al contributo di Gianni Zanolin, si è sviluppata molto positivamente in questa città, senza bisogno di usare i gesti da sceriffo, abbiamo saputo costruire comunque una politica che in questi anni ha aiutato la città a crescere e anche ad affrontare, a gestire un problema sicuramente grave e importante, perché la presenza del 16% di cittadini non comunitari è una presenza che sicuramente incide in una comunità cittadina, ne modifica i connotati in qualche modo e quindi spinge tutti a costruire politiche che vadano proprio nel senso di interpretare questo nuovo, questa diversità che si è prodotta, che si è creata nella nostra città a Pordenone. Ma io credo che questo gesto, questa iniziativa, sulla quale anticipo anche da parte mia il voto favorevole, e così è in fondo anche una provocazione verso noi stessi e sul nostro sentirsi italiani. Ora, quando sento i ragionamenti del collega Piccinato e immagino la fonte da cui vengono queste considerazioni, di una forza politica che non solo si rifiuta di accogliere il diverso, ma addirittura di dividere il nostro paese, ma mi domando, ma abbiamo bisogno in un tempo come quello di oggi, in un tempo di così grave difficoltà economica, che poi è una difficoltà economica che ha secondo me una grande, una profonda radice di crisi morale, di crisi etica del nostro paese, ha senso e ha ragione affrontare i temi così complessi e così difficili in questo modo? Io credo che la provocazione, che la proposta, la sollecitazione che ci è venuta dal Presidente della Repubblica in fondo ha questo significato, che è un significato che rivolge prima di tutto a noi, cioè alla nostra capacità di costruire una comunità nazionale, così come di costruire una comunità regionale, una comunità locale, cioè avere la capacità di costruire insieme le regole della convivenza, che non è soltanto nostra, ma è anche quella di è anche una capacità di capire, di conoscere, di leggere il diverso e di costruire insieme a quel diverso una nuova prospettiva, un nuovo futuro per la nostra comunità. Ecco, questo io credo ha un significato, può avere il significato, il forte significato simbolico di questa proposta, che deve essere accompagnata però da questa capacità concreta di tradurre un intendimento, una volontà anche in azioni concrete. Quindi mi aspetto, ecco, che dal voto di questo documento questa sera l'amministrazione comunale traga anche una responsabilità maggiore, e cioè quella di affrontare questo tema con rinnovato vigore e con rinnovato impegno. Devo dire, concludo, che proprio pochi giorni fa, camminando per Pordenone, mi sono imbattuto in alcune ragazze di colore che parlavano un italiano perfetto, addirittura con un certo accento pordenonese, e devo dire che quando ho preso atto di questa cosa ho provato un profondo senso di piacere.
perché ci sono sicuramente i problemi che ricordava Gianni Tamborini. Stiamo attenti anche, questo deve essere un tema che dovremo affrontare e che affronteremo nella prossima, nella futura discussione sul piano regolatore, ad evitare che nella nostra città possano nascere anche delle aree a sovranità limitata, delle sorte di ghetti nei quali si concentrano questi nostri concittadini. Dobbiamo pensare di costruire una comunità integrata in cui la città è aperta e sa in qualche modo interpretare queste necessità e questi bisogni, però esistono anche realtà molto positive, cioè realtà che si sono perfettamente integrate, che stanno crescendo insieme a noi, nelle nostre scuole, nel mondo del lavoro, e che contribuiscono come noi alla nostra ricchezza e contribuiscono come noi a costruire la società del nostro paese, la società della nostra città, e che insieme a noi affrontano questo difficile momento che siamo chiamati ad affrontare, questo difficile momento economico e vorrei dire anche questo difficile momento di caduta proprio etica e morale nella quale ci stiamo dibattendo. Ecco, quindi con questo spirito darò il mio sostegno, il mio voto favorevole e spero proprio con questo voto, ecco, di contribuire a questa politica, a questo impegno che l'amministrazione mi auguro possa sostenere nei prossimi anni e sulla quale mi auguro possiamo ritornare anche in futuri confronti, in futuri approfondimenti. Grazie.